Il governo lasci gestire all'Emilia-Romagna anche il percorso autorizzativo per il parco eolico a mare di Ravenna. Durante la firma del decreto per il rigassificatore di Punta Marina, il commissario straordinario, nonché presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha rivolto un appello al nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Dopo il rapido iter autorizzativo che porterà l'anno prossimo al via dei cantieri per il rigassificatore, la regione si candida a seguire la stessa procedura per l'importantissimo impianto Agnes, che garantirà energia a 500.000 famiglie. Oltre alle 50 turbine, Agnes prevede in mare la realizzazione di un parco fotovoltaico e di un centro produttivo di idrogeno verde. 1 miliardo di euro l'investimento complessivo previsto, come per il rigassificatore. Il governo Draghi ha già stanziato 70 milioni di euro per il progetto. Noi vorremmo e riteniamo che analoghe procedure celeri e semplificate, che in questo caso hanno dato ottima prova di sé, fossero replicate anche per quest'altro investimento. Quindi in questa circostanza, avendo dato, credo, ottima prova di noi su questo investimento, richiederemo solo a chiedere al nuovo governo di fare la stessa cosa anche sul progetto dell'eolico, ciò che invece oggi seguirebbe il normale iter autorizzatorio che in questo paese purtroppo non funziona bene come quello che si è sviluppato attorno all'investimento. Verrebbe da dire che se in Italia si realizzasse qualche parco eolico e fotovoltaico sul modello di quello che col progetto Agnes vorremmo realizzare nel largo delle acque ravennati, forse l'Italia darebbe una spinta, un'accelerazione enorme, come nel campo del gas fa con i due rigassificatori. Una delle prime cose che faremo è chiedere al governo un incontro per chiedere come insieme poter lavorare a realizzare quello che anche in questo caso sarà il servizio del paese prima ancora che della sola Emilia Romagna.